yala na la sona ma ambe bi bonora faso de un anga la dari faso de un anga la dari burkina faso de ambe ka ala dari burkina faso uno dei paesi più poveri dell'Africa. Un territorio grande circa due terzi d'Italia, senza sbocchi sul mare e con pochissime risorse naturali, su cui vivono circa 15 milioni di abitanti, in gran parte giovani o giovanissimi. L'economia del Burkina Faso, basata all'80% su agricoltura e allevamento di sussistenza, è finanziata in gran parte dagli aiuti internazionali. E qui la cooperazione trova terreno fertile grazie alla stabilità sociale e politica del paese e da una particolare attitudine degli enti governativi e della stessa popolazione ad accogliere con efficacia le iniziative di sostegno. La regione Piemonte è uno dei principali attori della cooperazione internazionale in Burkina Faso. Sin dal 1997 ha infatti avviato una serie di progetti relativi alla sicurezza alimentare, la lotta alla povertà, la coesione sociale, il riconoscimento dei diritti fondamentali, la partecipazione dei cittadini e la promozione delle donne. Questi progetti sono stati spesso realizzati in partnership con altre ONG e associazioni piemontesi, così come l'iniziativa che ha coinvolto, a partire dal 2009, l'ONG COI, Cooperazione Odontoiatrica Internazionale, la ONLUS con i bambini nel bisogno, il comune di Pio Sasco ed ECITO, European Center for Intercultural Training in Oral Health, insieme con l'Università degli Studi di Torino. Gorong Gorong rappresenta un progetto pilota, perché c'è l'unione tra due axes di sviluppo umano riconosciuti dagli obiettivi del millenario, quindi l'educazione da un lato e la salute dall'altro lato. Questo progetto integrato di cooperazione ha coinvolto un comune della regione del Sahel, Gorong Gorong, capoluogo della provincia dell'Oudalan, situato a 340 km dalla capitale, Ouagadougou, e dai confini con Mali e Niger. L'obiettivo è stato quello di promuovere la salute in generale e quella orale in particolare nella popolazione scolastica, mediante un percorso articolato di educazione che ha coinvolto insegnanti, personale assistenziale delle strutture sanitarie, donne e bambini. D'abord, nous disons merci à nos amis de l'Italie, car ce qu'ils sont en train de faire chez nous, c'est très important. Maintenant, c'est à nous aussi de prendre le programme avec beaucoup d'importance, car je crois que c'est nous deux qui faisons la force de ce travail. Va sottolineato come in questa regione vi sia un tasso di mortalità infantile di oltre il 10% e una speranza di vita di soli 44 anni, a causa principalmente della malnutrizione, delle malattie infettive parassitarie, delle condizioni igieniche dell'acqua, dell'habitat e della persona. I volontari del COI hanno visitato 25 scuole del comune di Gorong Gorong, alcune delle quali in piccoli villaggi a decine di chilometri dall'insediamento principale, in cui è stata effettuata un'azione di depistaggio, cioè individuazione di eventuali malattie e cura delle situazioni di emergenza di circa 2200 bambini nella fascia di età compresa tra i 5 e i 14 anni. Sans santé, on ne peut rien faire. Donc je crois que c'est un point très important per la comune di Gorong Gorong. Nel corso delle visite sono stati inoltre illustrati alcuni semplici metodi d'azione di salute orale che i bambini hanno appreso con entusiasmo e, dai primi riscontri pervenuti, messi in pratica in buona percentuale. L'analisi dei dati raccolti ha prodotto un quadro della salute orale dei bambini in età scolare fondamentale per verificare le tendenze nei prossimi anni. Si è tenuto a Gorong Gorong un corso che ha coinvolto 25 insegnanti su temi dell'igiene personale e della salute generale, con particolare attenzione al cavo orale. Il corso, diviso in 7 moduli formativi, ha affrontato temi come educazione alla salute, acqua, igiene personale, igiene orale,
diarrea, nutrizione e tutela della salute. Un analogo corso, caratterizzato da un approccio più specialistico, mirato alle patologie orali più frequenti e alle misure di prevenzione e ai trattamenti possibili, ha invece coinvolto 5 operatori sanitari del centro medico ambulatoriale della cittadina. Ce que vous allez faire, c'est pas seulement pour ce groupe de personnes là, mais c'est toute la population qui va bénéficier. Et une population qui a appris beaucoup de choses pour les pratiquer. Donc je pense que nous gagnons encore. La Maison de la Femme è un centro in cui alcune donne e ragazze di Grom Grom e dei villaggi vicini si riuniscono per scambiarsi esperienze, partecipare a momenti di informazione e formazione e svolgere attività artigianali. N'importe quelle femme, quelle que soit son appartenance professionnelle ou sociale, peut s'y rendre pour une activité. In questo contesto sono state scelte 5 donne, scolarizzate e padrone della lingua francese, cui è stata fornita una formazione specifica su temi come gravidanza e parto, igiene e prevenzione delle malattie infettive ed in particolare quelle veicolate dall'acqua, prevenzione delle malattie della bocca mediante l'igiene orale ed alimentare. Queste 5 donne nel ruolo di animatrici hanno successivamente trasferito ciò che hanno imparato alle altre donne dell'associazione e anche facendo visita alla popolazione femminile dei quartieri e dei villaggi, spesso costituita da giovanissime ragazze madri e prive di scolarizzazione. La radio è il mezzo di comunicazione più diffuso in contesti a basso reddito e in particolare nel continente africano, perché per riceverla è sufficiente un semplice ricevitore a batteria. È il mezzo orale che permette di radicarsi in quelle realtà che si trovano più al margine e sono spesso gravate dalla presenza di analfabetizzazione. Consente inoltre di esprimersi nelle varie lingue locali, raggiungendo così villaggi e popolazioni lontane, sia geograficamente che culturalmente, dando ai loro abitanti informazioni di servizio e un po' di svago. La popolazione écoute beaucoup. Maintenant, c'est la ville ici, là, peut-être, ils n'écoutent pas trop la radio, mais dans les villages environnants, tout le monde écoute la radio. A Gorongorom esiste una radio rurale, Radio Valde EIF, che trasmette circa 2 ore al giorno programmi di informazione, musica e dibattiti. Grazie al nostro progetto integrato sono state inserite nel palinsesto 60 schede informative sanitarie dedicate in particolare ai temi e alla prevenzione. Oltre che in lingua francese, le informazioni sono state lette nei dialetti locali, garantendo così la massima diffusione e comprensione. Bienvenue sur les ondes de la 92.4, la radio Walde Gef de Gorom Gorom. Maintenant, nous transmettons un message de santé, renseignement sanitaire par l'organisation italienne pas gouvernementale COI, coopération dentaire internationale dans le cadre du projet. Mesures visant à protéger la population scolaire du territoire de Gorom Gorom concernant les problèmes de santé au moyen de la prévention du traitement, de l'accès à l'eau potable, de la restruction d'une école et de l'amélioration du rôle des femmes. Dans notre émission, nous parlerons d'eau, l'alimentation, santé de la femme et de l'importance de l'éducation scolaire. La Onlus, con i bambini nel bisogno, partner del progetto, gestisce da alcuni anni la realizzazione di scuole dedicate all'educazione di base e primaria, raccogliendo i finanziamenti dei Lions italiani e di altri benefattori privati. L'intervention des amis italiens est d'un grand apport pour les besoins d'éducation au niveau de la province. Si vous prenez seulement le cas spécifique de l'école de Gozei village, qui a été construite grâce à l'appui apporté par cette coopération. Moi, je pense que le village, ils sont très ravis, ils sont très contents. Contents pourquoi? Parce que l'année surpassée, il y a 3 ans de cela, quand nous étions sous hangar,
il y avait à peu près 60 élèves. À peu près, 60 élèves. Et cette année, il y a 80 élèves qui sont arrivés. Les parents aperçoivent cette évolution et apprécient cela. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a eu plus d'enfants à scolariser à ce niveau-là. Donc, pour se résumer, l'intervention apportée par les amis italiens sont bien perçues par les parents. Et au niveau de l'éducation, nous, cela nous permet de tendre vers l'atteinte des objectifs du millénaire. Partecipando al progetto integrato, ha localizzato, finanziato e realizzato a Sharab Sharab, un villaggio a circa 20 km da Gorongorong, una scuola in muratura composta di tre aule, magazzino e latrine. Oltre a consentire l'accesso all'istruzione dei bambini del villaggio, non dimentichiamo che il tasso di scolarizzazione in queste zone è poco superiore al 20%, soprattutto per mancanza di strutture, la sua presenza favorisce la fiducia delle famiglie nei confronti della scuola e migliora il livello di salute dei bambini, a loro volta informati e abituati dagli insegnanti a seguire le regole igieniche e sanitarie di base. La costruzione del Pozzo di Gossè, altro villaggio a circa 30 km da Gorongorong, non soltanto ha completato la realizzazione di un complesso scolastico recentemente inaugurato, ma è diventato la fonte di approvvigionamento idrico principale di alcuni villaggi vicini. Effettivamente, il forage è molto importante. D'abord pour l'école, parce que les enfants ils se servent là-bas, les enseignants c'est à base de ce même forage. Et aussi les villageois, parce que ceux-là qui habitent tout juste à côté de l'école se servent là-bas. Il pozzo, completo di abbeveratoio, è realizzato al centro di una struttura protetta che impedisce agli animali di venire a contatto con la pompa. Al fine di contribuire alla sicurezza alimentare, è stata prevista la costruzione di una mensa presso la nuova scuola di Sharab Sharab per consentire agli studenti di consumare il pasto di mezzogiorno, che in molti casi rimane l'unico della loro giornata. Questo progetto integrato ha avuto anche una importante eco in Italia grazie agli attori della stessa, il COI, il Comune di Piossasco, la ONLUS con i bambini nel bisogno, hanno portato informazioni ed immagini in vari contesti pubblici, comuni, università, scuole, Club Lions, per diffondere i risultati conseguiti con le varie iniziative e sensibilizzare il pubblico sulla opportunità di sostenerle. Ouais, je pense que ce que vous êtes en train de faire déjà c'est une bonne chose pour nous et c'est très 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 confortable et c'est très bien. Car nous avons des populations analphabètes. Sans santé, on ne peut rien faire. Donc je crois que c'est un point très important pour la commune de Gorongorong. Sans avoir fait l'école vraiment, vous ne pouvez pas vous développer. Parce que la preuve en est que les paysans ils sont là, ils cultivent. Ils ne savent pas comment améliorer leur culture, comment améliorer leur vie même. Donc voilà pourquoi vraiment ce que vous faites, ça nous va droit au cœur. Et nous souhaiterons que ça continue.